Eravamo rimasti. Un giorno che in cielo non c'era neanche una nuvola, Frau Margarete aveva deciso di andare a cogliere lei stessa della cicoria che aveva visto crescere rigogliosa nei prati attorno al campo, per le sue torte salate fatte con le uova di oca. Aveva così un coltello leggero. Usato, aveva con sé un coltelletto leggero, un paniere foderato di terra cerata. Indossava un vestito a fiori che le metteva in risalto la vita sottile, là per la chiamavano nella piccola città di Brema. E ai piedi portava un paio di scarpe col tacco ortopedico di sughero che aveva sostituito la pelle in tempo di guerra. Si sentiva allegra e felice, aveva fatto l'amore la sera prima col marito, che da mesi si dichiarava troppo stanco per toccare il corpo nudo di lei. Quella sera l'aveva baciata e ribaciata, e per una volta lei non aveva sentito quell'odore di pergamanato, che spesso si portava presso il giovane Otto. I bambini non l'avevano svegliata durante la notte e lei si era alzata leggera e riposata, pronta per una giornata di piccoli doveri domestici. Mentre coglieva la cicoria aveva sentito uno strano odore di fumo, un odore che non aveva mai avvertito stando dentro la sua casa, anche quando apriva le finestre. Un odore dolciastro e fierino, un odore che a mano che le riempiva le narici le appariva sempre più disgustoso e sgradevole. Aveva alzato gli occhi per capire da dove provenisse, aspirando profondamente all'aria, ma intorno a lei non c'erano che prati, erba bagnata, betulle dal tronco screziato in lontananza, le mura del campo. Il venticello che aveva portato l'odore fino al suo naso sembrava aver preso un'altra strada, e lei era tornata a cogliere la cicoria. Ma dopo una decina di minuti il vento aveva ripreso a soffiare dalla sua parte e assieme all'odore nauseante era stato investito da uno sbuffo di fumo grigio scuro che le si era incollato alla pelle, si era portato la mano al braccio nudo e aveva già ritirato le dita sporche di qualcosa che non capiva. Poi guardando meglio aveva compreso che si trattava di cenere. Una cenere impalpabile, grassa, che mandava un odore disgustoso. Aveva guardato verso il campo, per la prima volta aveva visto la ciminiera, da casa sua non era visibile e neanche verso il minuscolo orto. Ma da qui, da questo prato su cui girovagava cercando cicoria, improvvisamente aveva scorto l'attore in tutta la sua imponenza. Spettava fuori un tugido fumo grigio striato di bianco, un fumo gonfio e unto che si posava sulle cose come una pellicola appiccicosa. Perché si ostinava a chiamare l'attore se si trattava di una ciminiera? Qualcosa era risuonato in lei come una memoria latente e segreta. Ora improvvisamente le venivano in mente alcune parole che le erano parse incomprensibili quando le aveva sentite, la parola che suo marito Otto aveva scambiato una sera con un altro ufficiale per telefono. Aveva detto qualcosa su un forno che non funziona a dovere, due delle bufale sono guaste. E come facciamo con tutti quei corpi che aspettano? Di cosa parlava suo marito, l'ufficiale dell'SS Otto von Bjeck? In quel momento un dubbio le aveva attraversato la mente. A cosa serviva quella ciminiera? Perché mandava tutto quel fumo puzzolente? La sera Frau Margaret le chiese dal marito. Sebbene il tacito accordo che esisteva fra loro proibisse ogni accenno alla vita del campo, sapeva che mai, né con lei, né con i bambini, l'ufficiale dell'SS Otto von Bjeck avrebbe parlato di quello che succedeva dentro le mura. Per proteggerli, certamente, come si proteggono i deboli dalle immagini troppo dolorose di una guerra in atto. Ma pure dopo aver rigovernato e messo a letto i bambini, non era riuscito a trattenersi dal chiedergli a cosa servisse quella ciminiera e il perché di quel fumo puzzolente. Il risultato era stato che il marito le aveva proibito di uscire senza il suo permesso, soprattutto le era stato proibito di andare a cogliere cicoria nei prati intorno al campo.
Risposte non ce n'erano state, non solo. La faccia del giovane marito, di salto serena e distesa. Quando tornava a casa dalla moglie e dai figli, era diventata improvvisamente pallida e dura. La bocca dalle labbra rose, che lei amava tanto baciare, si era irrigidita in una smorfia di rabbia. E non aveva più pronunciato parole per tutta la sera. Dopo cena, poi, era uscito per andare al campo e ne era tornato ubriaco fradicio. Questo scriveva Margarete von Bieck nel suo diario del campo intitolato Auschwitz c'era anch'io, che il pittore Theodor Ehrenstein conserva con tanta cura. A pagina 36 c'è un accenno proprio alla sarta Magdalena Ruttmann, che era contesa da tutte le mogli degli ufficiali del campo per la sua abilità nel cucire. Margarete von Bieck la elogia, racconta di come avesse trasformato la sua ordinazione. Una pezza di Damasco che era appartenuta ad una famiglia ebrea, i cui beni erano stati sequestrati all'arrivo al campo, in un cappottino estivo molto elegante per la più piccola delle sue figlie. E di come avesse cucito per le sue 8 o 4 camicie di lino, ricamate da un lenzuolo prelevato dalla valigia di un'anziana olandese. Sarta Ruttmann, raccontava Margarete von Bieck, era rimasta viva fino alla fine, sempre ben accetta negli ingressi o nelle cucine ordinate e ben agghindate delle famiglie dell'SS. Per la sua abilità, ma anche la sua velocità nel trasformare tovaglie e lenzuola in abiti per adulti e bambini. Era sempre allegra, racconta l'autrice, sempre disponibile, e di questo la ringraziavano le mogli degli ufficiali, regalandole quando un uovo d'oca, quando un pezzo di zucca, quando un poco di pane. Secondo Margarete von Bieck, la sarta Ruttmann era morta alla liberazione del campo per mano di un soldato russo che l'aveva creduta un SS. Questo è quello che racconta la moglie dell'ufficiale che dopo 7 anni dalla morte del marito ha sentito il bisogno di descrivere in un libro la sua esperienza al campo di Auschwitz, dicendo che non sapeva niente di quello che succedeva lì dentro, salvo ciò che aveva scoperto un giorno andando a cogliere cicorie nei prati vicino al campo, quando aveva visto il fumo uscire dalla ciminiera e aveva ricordato alcune parole incomprensibili del marito. Forse aveva capito, ma non era andata a vedere, non aveva insistito. Si era tenuta tutto per sé e solo dopo la guerra aveva scritto quel libro ambiguo che molti austriaci avevano comprato per capire meglio cosa succedeva in quei campi. Scusate se vedete casino, qui è la regola. Dicevamo, per capire meglio cosa succedeva in quei campi e com'era possibile che donne giovani, intelligenti, come se era passato 1 anno, 2 anni, chiusa in una casetta con le tende ricamate senza mai andare a mettere il naso dentro quell'inferno. La sera nel letto della pensione Blumenthal, Amara ripensa alle parole del pittore Theodor, al libro della moglie dell'ufficiale von Bieck, che aveva loro mostrato alla pagina 36 tutta sgualcita e segnata, lì dove si raccontava che la sarta Magdalena Ruttmann era morta uccisa da un soldato russo che l'aveva scambiata per un SS. Ma non spiegava perché l'avesse presa per un SS, forse che la donna in cambio del suo lavoro di sarta era venuta in possesso di una divisa nazista, difficile dirlo. A un ebreo era assolutamente proibito anche solo avvicinarsi ad un uniforme. E allora? Ma l'autrice non spiega e il pittore Teodoro si consuma nel dubbio. Perché non andiamo insieme da questa signora per chiederle cosa ricorda? Aveva chiesto l'uomo delle gazzelle. La risposta era stata che ci aveva già pensato lui, ma l'autrice del libro era morta, così perlomeno le avevano detto il giorno che era andata a cercarla. Si era fatto un'idea il pittore Theodor su come fosse morta sua madre.